Allora, il mio compito è quello proprio di presentare i risultati principali di questa ricerca fatta, sponsorizzata dal Ministero della Salute e con la collaborazione della Fondazione Laos. E sicuramente un particolare ringraziamento va rivolto a tutte quante le donne che hanno partecipato alle interviste, che ha permesso proprio di dare una visione del problema oggetto dello studio, la femminilizzazione della sanità in Italia, e una visione molto più complessa e più completa che andasse al di là della semplice lettura del dato statistico, ma che proprio le esperienze dirette di queste donne hanno arricchito in modo fondamentale. Allora, la ricerca si è centrata essenzialmente sull'analisi della femminilizzazione nella sanità, osservando l'ultimo decennio, quindi il periodo analizzato va dal 2001 al 2009. La Fondazione Labos ormai lavora da anni e si occupa da più di 20 anni nell'analisi dei bisogni sociali delle fasce più deboli, e quindi nell'ambito della valutazione della qualità della vita ha portato avanti un discorso e ha promosso un modello di welfare che va un po' oltre i concetti classici, e quindi introduce quello che viene definito il welfare community. E questo welfare, questo modello, si basa proprio sulla formazione dei bisogni sociali e in particolare sulla emergenza dei nuovi bisogni relazionali, e quindi inevitabilmente richiedono un cambiamento nel ruolo delle istituzioni, un maggior protagonismo della società civile e soprattutto un recupero di una dimensione comunitaria all'interno del nostro sistema sociale. Quindi molte ricerche fatte poi in particolare dalla Fondazione Labos hanno messo in evidenza come la presenza femminile abbia sempre svolto un ruolo proprio importante nell'ambito delle relazioni e della comunicazione. Quindi sembra proprio congeniale a questo modello di welfare il ruolo delle donne nella società, in particolare nella sanità. Allora, l'analisi, entriamo più nel merito dei risultati dell'analisi. Il dato di fatto che è stato anche prima accennato è che negli ultimi anni si riscontra una tendenza e una crescita della presenza delle donne nel mondo della sanità. E allora l'obiettivo di questa ricerca è quello di capire sia le evoluzioni, le tendenze, ma anche tutti quanti quei fattori sociali e relazionali che sono legati a questo fenomeno, proprio per cercare di monitorare e di creare delle azioni per il futuro più mirate e più efficienti. Allora, l'analisi è praticamente seguita su due linee: un'analisi puramente quantitativa, quindi un'analisi dei dati a disposizione, e quindi abbiamo cercato di analizzare, di descrivere quali sono le tendenze della presenza delle donne nel sistema sanitario nazionale, sia andando a vedere l'evoluzione nel tempo, sia vedendo le differenze geografiche riscontrate proprio su questa femminilizzazione. Poi abbiamo cercato di scavare un po' di più e cercare di individuare alcune caratteristiche di questo fenomeno, e proponendo anche delle tecniche statistiche abbastanza tra virgolette complesse, proprio per mettere in risalto quali sono le tendenze del fenomeno. Una seconda fase dell'analisi ha riguardato gli aspetti qualitativi, ossia non siamo andati a vedere più soltanto il dato, ma sono state intervistate 13 donne che lavorano nell'ambito del sistema sanitario nazionale, e quindi abbiamo cercato di dare una lettura del fenomeno basandoci proprio sulle esperienze dirette di queste donne.
Quindi iniziamo col vedere la parte quantitativa. La parte quantitativa si basa, come abbiamo detto, sull'arco temporale analizzato, è quello che va dal 2001 al 2009. I dati presi in considerazione sono quelli della rilevazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e quindi sono dati, come la parola stessa dice, annuali, ma la cosa interessante e importante è che sono dei dati censuali, ossia sono state prese in considerazione tutti quanti gli enti del sistema sanitario e quindi mediamente abbiamo 338 enti analizzati ogni anno. Le variabili che questi dati ci hanno permesso di analizzare sono abbastanza variegate e hanno permesso proprio di avere una visione quantitativa abbastanza completa del fenomeno. Quindi andiamo dalla consistenza del personale al lavoro part-time flessibile, alla consistenza delle assenze, alla turnover, la mobilità, l'età anagrafica e l'anzianità di servizio, titoli di studio per il personale che lavora in sanità, distribuzione geografica e costo del lavoro. Allora, andiamo innanzitutto a dare un flash di quello che è stata la dinamica degli ultimi anni a livello aggregato, quindi a livello nazionale. Allora, vediamo che il tasso di femminilizzazione, quindi l'occupazione femminile, è passata nel 2001 era il 59% circa ed è arrivata nel 2009 a un 63,4%. E vediamo nel grafico accanto che ripropone i dati dettagliati anno per anno che questa evoluzione temporale è stata un'evoluzione costante e riscontriamo un netto trend crescente sulla presenza femminile in sanità. In realtà bisogna fare attenzione che questo dato aggregato nazionale nasconde grosse differenze a livello regionale. E quindi andiamo a vedere la dinamica temporale distintamente per tutte quante le regioni. E allora lì scopriamo che siamo di fronte a realtà anche molto diverse tra di loro. Ossia ci troviamo in una fascia bassa dove l'occupazione femminile non supera il 50% e quindi sono essenzialmente le regioni della Campania, della Calabria, della Sicilia e la Puglia e la Basilicata si trovano a metà tra questa soglia e poi abbiamo invece una fascia con una presenza molto forte delle donne che va intorno e supera persino il 70% e è rivolta essenzialmente a regioni del nord, in particolare a regioni del nord-est. Quindi vediamo che ci sono delle dinamiche differenziate, però è interessante notare che le regioni che si trovano nella fascia più svantaggiata dal punto di vista della presenza delle donne negli ultimi anni sembrano recuperare questo gap, ossia presentano una crescita molto più sostenuta per avvicinarsi gradualmente a un target di riferimento comune probabilmente nel lungo andare a tutte le regioni medio nazionali. Nel 2009 infine abbiamo due fattori rilevanti. Il Friuli Venezia Giulia ha il primato della maggiore femminilizzazione nella sanità, quindi scavalca in qualche modo il Piemonte, e invece la Puglia, che era tra quelle regioni più sfavorevoli, sta cercando e sta recuperando questo gap negativo. Rimane durante tutto quanto l'arco di periodo analizzato una situazione abbastanza critica della Campania, che quindi è quella che si discosta maggiormente in peggio, diciamo, di sotto in termini di presenza femminile, e la Sicilia e la Calabria che permangono in questa situazione non particolarmente femminile, di presenza femminile. Adesso l'idea è anche quello di capire questa evoluzione nel tempo e nello spazio delle diverse regioni se sta portando comunque nel lungo periodo ad una convergenza, ossia
se le regioni sfavorevoli, insomma, che stanno in una situazione svantaggiata in termini di presenza femminile, gradualmente si stanno avvicinando ad una media nazionale di riferimento. Quindi abbiamo pensato di applicare un'analisi statistica cosiddetta della convergenza per verificare proprio se nel lungo termine le regioni stanno tutte quante convergendo verso un tasso di crescita comune. Allora, l'analisi della convergenza è un'analisi abbastanza complessa, statistica, con test e così via. Il vantaggio è che ha una rappresentazione abbastanza immediata, ossia ricostruendo un grafico in cui si riportano i tassi di variazione del 2001-2009, riportati, rapportati, messi in relazione al livello iniziale del 2001, se la nostra nuvola di punti ha un andamento decrescente come nella nostra situazione, allora significa questo che le nostre regioni stanno convergendo. Quindi la nostra realtà dei dati ci dice che anche se molto lentamente le regioni del sud stanno aumentando più sensibilmente e però anche le regioni del nord non crescono più con un saggio così sostenuto, ma gradualmente si stanno allineando ad un livello di riferimento nazionale. La convergenza purtroppo avviene, abbiamo stimato che sono necessari più di 70 anni per recuperare metà del gap tra il nord e il sud, quindi è una convergenza di molto lungo periodo e molto lenta, però sicuramente già in questi 9 anni che abbiamo analizzato abbiamo visto come la Puglia, la Basilicata e la Calabria abbiano verificato delle saggi di crescita molto sostenuti e invece d'altro canto il Piemonte, il Trentino, Alto Adige, l'Emilia Romagna, che partivano da una situazione molto favorevole, stanno gradualmente riducendo il loro tasso di crescita. Quindi in prospettiva ci aspettiamo una omogeneizzazione della distribuzione regionale della femminilizzazione nella sanità. Andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio alcune caratteristiche di questa presenza delle donne. Quindi andiamo in particolare a strutturare la presenza per categoria lavorativa. Allora abbiamo preso tutte quante, abbiamo messo questo grafico, ritroviamo tutte quante le voci per categoria lavorativa e abbiamo messo in risalto esclusivamente i dati riferiti al 2001 e al 2009. In sintonia con quanto stiamo dicendo oggi, abbiamo sicuramente un aumento della presenza femminile che più o meno è distribuita su tutte quante le categorie, ma questo aumento si è manifestato in modo differenziato. Non tutte quante le categorie hanno manifestato lo stesso crescita della femminilizzazione. In particolare abbiamo, l'unica eccezione è il profilo di tipo professionale che ha persino subito una flessione, quindi è sceso sotto i 10 punti percentuali, mentre se andiamo a vedere i dirigenti con ruolo amministrativo, questi sono passati dal 26,9 al 46%. Quindi in termini relativi è cresciuta la presenza delle donne in questo ruolo persino del 71%. È stato un incremento molto consistente. Un'altra categoria che ha registrato un aumento sostenuto della presenza femminile è quello relativo ai dirigenti di ruolo professionale, anche se in realtà questa categoria sembra che continui a mantenere nel tempo una prerogativa maschile, ossia le donne non superano il 20% della loro presenza. Nonostante questi dati, comunque in termini di tendenza il ruolo delle donne sta aumentando fortemente in questa categoria. Infine abbiamo la crescita più sostenuta è stata registrata nella categoria dei direttori generali, si è passati da un 10% a persino un 18,61%, quindi siamo arrivati quasi al raddoppio della presenza femminile. E quindi andiamo a vedere più nel dettaglio proprio come questa crescita
dei direttori generali si è articolata all'interno delle sottocategorie. E quindi vediamo che i direttori generali sono andati dal 3,5 al 9,6, il direttore amministrativo dall'8,60 al 24,06, quindi queste sono le due sottocategorie che hanno portato una fortissima espansione, una fortissima crescita della presenza delle donne. Il direttore sanitario anche dal 13,7 al 20,4, invece il direttore dei servizi sociali persino hanno una differenza, una variazione negativa. A questo punto abbiamo cercato anche di, avete visto che le variabili a disposizione nell'analisi erano molte, il conto annuale ci dava la possibilità di avere una visione molto diversificata delle caratteristiche delle donne in sanità, e quindi abbiamo cercato, usando una tecnica statistica detta l'analisi delle corrispondenze, di cercare di mettere in relazione la presenza della donna nella sanità con queste altre variabili che ci sembravano utili per definire una un legame causale. E quindi abbiamo preso in considerazione la struttura lavorativa a tempo pieno e tempo parziale, il grado di istruzione, l'anzianità e la dinamica degli ingressi e uscite e il motivo delle assenze. Abbiamo applicato questa analisi delle corrispondenze, non sto a portare tutti quanti i risultati e cerco per quanto possibile di chiarire il risultato e la lettura di questo risultato statistico, limitatamente per la relazione tra presenza delle donne in sanità e il livello di istruzione. La rappresentazione più immediata è quella che ritroviamo in questo grafico, e praticamente questo grafico ci permette di vedere qual è stata l'evoluzione delle donne dal 2001 al 2009, purtroppo la lettura non è molto immediata, però dal 2001 al 2009 vediamo che le donne passano da un livello di istruzione caratterizzante di tipo molto basso, scuola dell'obbligo, ad un livello di istruzione licenza, e nel 2009 tende e maggiormente sembra caratterizzare la posizione delle donne il livello di istruzione pari alla laurea. Quindi gradualmente nel tempo possiamo dire che non solo si è avuto una maggiore presenza delle donne in sanità, ma questa è affiancata anche da un livello di istruzione molto più elevato. Per quanto riguarda gli uomini invece rimangono costantemente nella fascia alta dell'istruzione, passando però da un livello post laurea ad uno di tipo laurea, quindi più simile al profilo che abbiamo ritrovato quello delle donne. A questo punto andiamo a vedere l'analisi qualitativa. L'analisi qualitativa abbiamo detto che si è basata sull'intervista di 13 donne e si è cercato di focalizzare l'intervista su alcuni punti principali, qui in particolare ne mettiamo in evidenza 4, quindi nell'intervista nelle interviste si è cercato innanzitutto proprio di dare una lettura personale ai dati che abbiamo presentato, quindi che cosa ne pensano di queste dinamiche che ci suggerisce il dato statistico, e quindi di integrare l'informazione che abbiamo ricavato dal dato quantitativo con la loro visione sulla base della propria funzione organizzativa. Inoltre ovviamente abbiamo cercato di avere il più possibile informazioni sulla loro esperienza personale, cercando anche di dare particolare rilievo al ruolo della donna nel contesto della comunicazione, quindi in base alla loro esperienza personale. Allora, la fascia di età delle intervistate va dai 48 ai 63 anni, l'età media è di 55 anni, quindi comunque un'età, le donne intervistate sono donne mature, le quali hanno avuto il tempo di raggiungere, di arrivare a posizioni di vertice, di ruoli di vertice. Inoltre le donne intervistate non solo hanno
ruolo da dirigente, ma rivestono anche delle funzioni di rappresentanza. E questo soprattutto perché in questo modo è possibile anche cogliere dalle loro esperienze proprio la relazione, il fattore fondamentale della relazione e della comunicazione come aspetto importante per l'analisi della femminilizzazione della sanità. I risultati di queste interviste, ci sono in gran parte, poi avranno occasione direttamente loro di raccontare la loro esperienza. Qui in particolare nella mia presentazione metto in risalto alcuni degli elementi più significativi che sono usciti fuori dall'analisi qualitativa. Allora, innanzitutto la distribuzione del fenomeno mostra una qualche scarsezza, diciamo, di donne a ricoprire ruoli dirigenziali. Inoltre esce fuori che per raggiungere una posizione di vertice le donne impiegano mediamente 15-20 anni. Quindi un arco temporale abbastanza consistente e superiore a quello impiegato mediamente dagli uomini. E il problema principale per, diciamo, fare carriera, che è uscito fuori dalle interviste effettuate, è senza dubbio la difficoltà della conciliazione tra vita privata e lavoro. E questo problema e questa difficoltà sicuramente è sentito maggiormente per coloro che hanno avuto figli, e in questo ambito è stato, sempre come risulta dalle interviste, è stato fondamentale avere sicuramente una grande capacità organizzativa da parte delle donne, inoltre un supporto di aiuti esterni che possono essere i mitici nonni oppure l'asilo nido, i badanti, e quindi comunque una disponibilità economica per far fronte a questi eventi, e poi fondamentale è anche stato il sostegno del compagno. La maternità e la gravidanza dalle intervistate risulta essere perfettamente tutelata, insomma, diciamo, quello è un punto abbastanza comune nelle interviste. Inoltre un aspetto importante è che dalle interviste emerge un modello di lavoro femminile che si contrappone, che è diverso da quello maschile, e in particolare dovuto a certi fattori caratterizzanti. Innanzitutto le donne presentano una ottima capacità di organizzazione e di creazione di reti, di rapporti. Inoltre c'è una capacità di gestione sulla ricerca del consenso e non su quello dell'imposizione. Poi esce fuori la capacità di mediazione e di gestione nei conflitti, e un aspetto sicuramente particolarmente importante nell'ambito della sanità, si riscontra una maggiore sensibilità psicologica nel rapporto con i pazienti, quindi una maggiore comprensione e degli aspetti emotivi del paziente. Quindi, diciamo, per concludere questa ricerca, questa indagine che abbiamo fatto, quindi su due livelli, vediamo che sicuramente il fenomeno è in grande in evoluzione, e soprattutto è necessario monitorare in modo opportuno quello che succederà nei prossimi anni per riuscire a applicare delle azioni costruttive ed efficienti nel sistema sanitario, e probabilmente in quest'ottica potrebbe essere interessante anche sviluppare un questionario per proprio seguire la qualità della vita lavorativa delle donne in sanità. In questo modo si riesce così a vedere tutte quante le dinamiche che abbiamo in qualche modo evidenziato nella parte quantitativa, che effetto e che conseguenze potranno avere nella vita quotidiana e reale nella sanità italiana. E quindi con questo, diciamo, cerco di dare con lo scenario più sintetico possibile della ricerca che abbiamo fatto con l'APOS. Grazie.
Essendo l'Accademia di Svezia.